Da oggi 16 giugno tutti i viaggiatori dell'aeroporto d'Abruzzo, ma anche i privati cittadini, avranno la possibilità di effettuare i tamponi molecolari ed antigenici di ultima generazione tramite una postazione realizzata da Dante Labs in partnership con Elital, posta proprio davanti l'ingresso principale dello scalo abruzzese. Tra breve inoltre entrerà in funzione anche un vero e proprio drive-in dove, con costi allineati alla media di mercato, sarà possibile effettuare il tampone in maniera veloce e sicura. Dottor Federico Izzi, oggi ufficialmente partono i tamponi sia molecolari che rapidi all'aeroporto d'Abruzzo. Un servizio aperto a tutti, sia per coloro che usufruiscono del servizio dell'aeroporto abruzzese, ma anche per i cittadini. Possono venire qui e fare il loro test. Eseguiamo due tipologie di test, un test molecolare, il classico PCR, e un test antigenico rapido. I tempi di risposta sono molto rapidi rispetto anche agli altri enti. I test molecolari, i referti si hanno in 4-6 ore, sia referti in italiano che in inglese a seconda delle esigenze di coloro che le eseguono, mentre il test rapido in 1-3 ore. Entrambi i test molto affidabili. Dottore, vogliamo ricordare gli orari? Allora, gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Ci trovate qui. Simone Colella, Elital, che è il supporto logistico, il supporto tecnico. Sì, supporto tecnico, insieme con i ragazzi di Dante Labs siamo riusciti a mettere su questo laboratorio mobile qui all'aeroporto e siamo anche sul porto, quindi sia porto turistico sia porto commerciale, abbiamo due punti sul porto dove possiamo fare un drive-in, quindi tamponi per chi ha necessità di partire o per la popolazione, chiunque può venire. Lei mi ha detto che tra breve entrerà in funzione anche un drive-in qui all'aeroporto. Sì, sia qui all'aeroporto sia lì al porto. E praticamente tutti i cittadini possono venire con l'auto, entrare all'interno del parcheggio dell'aeroporto. Siamo in accordo con l'aeroporto di Pescara che ci ha dato il supporto. E chiaramente i primi 20 minuti che servono per fare il drive-in e fare il tampone non vengono pagati, quindi si esce gratuitamente.